Oltre 460 le salme di cui si sono perse le tracce, soppresse o distrutte dagli odierni indagati che negli anni sono arrivati anche a impossessarsi dei tributi cimiteriali regolarmente versati dai cittadini, ma mai arrivati alle casse del comune e dello Stato. Assieme a loro altri 12 arrestati, professionisti, dipendenti pubblici che con le loro condotte o omissioni avrebbero consentito al sodalizio di acquisire la primazia in questo delicato settore dell'economia locale.